Teatro Brancaccino, Roma, con Elena Arvigo. Ciao Elena. Ciao, ciao. Io ti rincorro da anni, ma finalmente Anch'io ci mi siamo. rincorro. Selfie Stick, debutta Ciao. domani. Sì. L'imperatore della sconfitta, il tuo ultimo spettacolo? No, in realtà abbiamo fatto dopo La ragazza lasciata a metà di Amar McBride. Con questo abbiamo debuttato a maggio dell'anno scorso all'Autoff a Milano, che è il Ok. produttore. Produzione Out-Off da domani a domenica qui al Brancaccino. Sì. L'imperatore della sconfitta è un testo di Jan Fabre. In Italia, almeno in Italia, Jan Fabre è molto conosciuto come regista, molto meno come autore. Quindi la prima domanda è: il testo dove l'hai scovato? Come l'hai trovato? L'ho trovato in libreria un po' di anni fa, adesso è fuori catalogo, è edito dalla Costa e Nolan. L'ho trovato un bel po' di anni fa, in realtà, nel 2009 o 10. Mi era piaciuto tantissimo il titolo, che è un titolo ingombrante ma molto bello, soprattutto in inglese, The Emperor of Loss. Vado su perché mi Ok. sento piccolissima con te. No, ma No, no, no. E quindi avevo letto, poi mi ero appassionata anche agli altri testi, Io sono un errore, ce ne sono di bellissimi, sempre con titoli belli proprio. E avevo visto che faceva un laboratorio alla Biennale, Fabre, mi avevo fatto richiesta, mi ero iscritta, poi da lì ho fatto questo con lui, l'allestimento Gangster and Pillarist, sempre lì alla Biennale. Gli avevo chiesto i diritti e lui ovviamente mi ha detto, ma certo, fai quello che vuoi, avevo sentito la sua Dramaturg Miet. Meet Martens. Esatto, ci siamo scritti parecchio anche perché appunto sono stati fatti dei cambiamenti. Essendo il testo questo dedicato a un attore specifico, Sì, perché è dedicato a un suo attore. esatto, Mark Moon von Overmyer mi pare si chiami, e quindi ci sono proprio dei riferimenti anche al suo repertorio, delle filastrocche fiamminghe, non so, il cavallo va di qua, va di là, noi l'abbiamo tradotto con Ambarabaci Cicocò, per esempio, no? Perché serviva proprio una familiarità che ha il pubblico con queste filastrocche. E in scena non sei sola, dimmi due battute su come l'hai allestito e come l'hai pensato, diciamo, Sì, anche allora a livello. è come se fosse un percorso dal cuore al cielo, no? Dall'uomo alla terra, quindi dal rosso al blu del cielo, quindi proprio parla del cuore, parla di questo cuore, quindi abbiamo proprio i cuori in scena. Si chiede, no? Ma l'artista, che poi l'uomo in realtà, no? Perché l'artista per Fabre poi è guerriero della bellezza, ma parla poi dell'uomo proprio, delle persone. Hanno il cuore fuori, quando il cuore diventa grande, va fuori dal corpo perché vive troppe cose, troppe esperienze, troppa vita. Allora poi sei fuori dal corpo vuol dire che non c'è più, quindi che non c'è cuore o che è così grande, no? E poi da lì dentro questo cuore ci troveranno le ali. E come si fanno a trovare le ali? Basta in realtà il sogno insolubile, no? Basta immaginarle, cioè è desiderare di voler desiderare. Sembra complesso, in Ma non realtà lo è. non lo è, E lo scopo. perché è un po' è epico, quindi tutte le cose poi trasformate, anche se tu parli della favola di Cappuccetto Rosso o di Alice, sembra Sì. complessa, no? Sì. Molto. In realtà poi tradotta in immagini, quindi il cuore, le ali, diventa un sogno, appunto. Ok, ti ringrazio per questa descrizione. Io ti saluto adesso. Grazie, anch'io. Appuntamento Teatro Brancaccino, l'imperatore della sconfitta, Mi qui con alzo. Elena Arvigo. A presto, grazie Elena. Ciao, 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 ciao. grazie.